Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il firmware del ricevitore FR Sky XSR. Aggiornare il ricevitore è importante perché gli ultimi firmware garantiscono prestazioni migliori, nuove funzionalità e risolvono eventuali bug precedenti. Inoltre, se avete necessità di passare da un firmware EU a uno non EU o viceversa, questa è la guida che fa per voi. Per cominciare dobbiamo collegare un connettore servo al cavo che ci viene fornito insieme al ricevitore. Colleghiamo la terra, i 5V e il cavo telemetria SmartPort. I cavi SBUS e PPM non ci servono. Ci servirà anche una microSD e un cavo mini USB per copiare sulla Taranis il firmware del ricevitore, che andiamo subito a scaricare. Andiamo nel sito ufficiale FR Sky all'indirizzo frsky-rc.com. E nella ricerca digitiamo XSR. Quindi premiamo Enter. Scorriamo verso il basso fino a trovare XSR. Quindi clicchiamo. Clicchiamo su Firmware e scarichiamo l'ultima versione disponibile, che come vedete aggiunge il supporto alla modifica PID direttamente dalla radio. Se volete sapere come modificare i PID del vostro quad direttamente dalla Taranis, potete seguire il mio tutorial cliccando qui in alto a destra. Ora scarichiamo il firmware cliccando su Download, quindi su OK. Estraiamo i file e cancelliamo l'archivio zip perché non ci serve più. Prima di installare il firmware dobbiamo capire se la nostra radio è EU oppure non EU. Il procedimento è piuttosto semplice. Clicchiamo il tasto menu, andiamo a pagina 2 e scendiamo verso il basso. Arrivati ad Internal RF, clicchiamo su Mod e vediamo cosa possiamo scegliere. Se abbiamo D16, D8 e LR12 significa che la nostra radio è una non EU. Se invece in mod abbiamo solo D16 o D16 e LR12 e non compare D8, significa che la vostra radio è una EU. Apriamo l'unità relativa alla microSD della Taranis e come vedete al suo interno ci sono già delle cartelle con dei file. Questo perché ho installato il pack delle voci. Se volete sapere come aggiungere le voci alla vostra Taranis, vi lascio il link in alto qui a destra. Andiamo sulla cartella del firmware che abbiamo scaricato prima e come vedete al suo interno ci sono due file. Per capire di che file si tratta basterà analizzare il nome. XSR è la sigla del ricevitore, FCC e LBT indica l'area geografica della radio, quindi LBT per le radio europee, FCC per le radio non europee. 170.619 è la versione del firmware. La mia radio è una non EU, quindi copio il file con la sigla FCC all'interno della cartella firmware della microSD della Taranis. Dopo aver copiato il file, scollego il cavo USB e spengo la Taranis. Collego il ricevitore nella porta SmartPort della Taranis, assicurandomi che la terra sia a sinistra, i 5V al centro e il cavo telemetria a destra. Quindi riaccendo. Come vedete all'avvio ho una schermata personalizzata. Se la volete cambiare anche voi potete seguire il mio tutorial, vi lascio il link sempre in alto a destra. Premiamo a lungo il tasto menu e andiamo a pagina 2. Quindi ci posizioniamo su firmware e clicchiamo Enter. Qui c'è il firmware che ho copiato prima, lo seleziono e premo Enter fino a far comparire questa schermata. Lasciamo selezionato Flash External Device e premiamo Enter. Come vedete parte il processo di aggiornamento che durerà all'incirca un minuto. Una volta completato il processo, spegniamo la Taranis e scolleghiamo il ricevitore.
A questo punto l'aggiornamento è completato. Se dovete bindare il ricevitore alla radio, potete seguire la mia guida in alto qui a destra. Questo era il mio tutorial su come fare l'aggiornamento firmware del ricevitore FRSky XSR. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace.